Secondo momento di 7 in punto, ebbene dopo aver analizzato i contenuti di un libro che si chiama Crisico, adesso ci dedichiamo non solo al mondo giovane, ma ci dedichiamo alla musica e lo facciamo in particolare con un cantante che è brutto come termine, ma un prodotto proprio delle nostre terre, è di Noventa Vicentina, ha poco più di 20 anni, si chiama Gianluca Sella. Lo salutiamo e lo ringraziamo di essere con noi. Buongiorno, ciao, Buona grazie. mattinata a te, Gianluca Sella. Gianluca Sella, che si chiama anche Gianji, no? Come Esatto. nome artistico. Ebbene, Gianluca, tu sei qui con noi per parlare della tua esperienza. Vogliamo cominciare da quando è cominciata? Ok, allora è la classica domanda che viene fatta. Allora, il mio approccio alla musica è, non lo so, penso che sia nato con me, dalla mia famiglia, è tutto. È un po' banale come risposta, però io non mi ricordo la prima volta che ho cantato o la prima volta che ho suonato la tromba, mi pare che fosse. È una cosa, sì, che è nata con me. Io canto da quando sono piccolo e pian piano sono cresciuto con la musica. Ma nella tua famiglia avevi anche gli stimoli per questa musica? Sì, sono di una famiglia di Ah. musicisti, a parte papà, però suonano, cantano tutti, fra cori, gruppi, strumenti Per cui la vari, musica quindi. era pane quotidiano, Sì, insomma. non c'era via di scampo, anche se non mi fosse piaciuta, comunque ci capitavo dentro, ecco. Senti, tu ti definisci corista, compositore, arrangiatore e paroliere, cioè abbracci la musica in tutti i Esatto, sì, suoi. oddio, tutti i termini che spettano più a professionisti del settore. Diciamo che sì, faccio un po' tutto, insomma, compongo, canto, come ho detto, faccio i testi delle mie canzoni, e quindi cerco di fare un po' tutto di tutto, però lungi dai veri professionisti, insomma, che lo fanno per lavoro. Beh, però tu, diciamo così, hai intrapreso un cammino che sei consapevole è abbastanza impegnativo, no? Duro, Molto duro, anche perché, esatto. insomma, al giorno d'oggi ci sono i talent, ci sono Esatto. tante situazioni per cui, insomma, è anche difficile emergere, Eh sì. tante persone preparate, tante persone brave, per cui la concorrenza è Eh molto sì, è agguerrita, no? molto dura, come dicevamo prima, è molto dura, però penso che dove c'è passione e non c'è talent che regga, insomma, se una persona veramente piace fare quello che fa e lo fa al di là della notorietà o no, insomma. Raccontaci appunto la tua esperienza, cioè tu sei diventato Gianji, Gianluca Sella, Gianluca Sella che ha un profilo Facebook, se volete saperne più appunto nel social network potete trovare tutte le informazioni utili. Appunto la tua esperienza a questo punto, insomma sei poco più che ventenne perché sei ancora molto giovane, però per il mondo musicale non sei proprio giovanissimissimissimo. No, non proprio giovanissimissimissimo. Diciamo che io ho cominciato le prime esperienze, diciamo, un po' più solide nel 2010, quando sono stato in studio di registrazione. Ho registrato un singolo con mia sorella, Claudia. È stato un po' un gioco al tempo. Io facevo la quinta superiore, quarta o la quinta, e abbiamo provato, è stato bene, una bella esperienza. Da lì in poi abbiamo cominciato a progettare un gruppo. Abbiamo fatto anche buona parte dei spettacoli che facevamo a Noventa, insomma, di beneficenza per la Fondazione Stefani o anche per la parrocchia. Diciamo, non erano grandissimi concerti, però c'era la passione e abbiamo avuto un po' di successo anche, quindi gente è venuta e lì è stato un po' gli inizi. Dopo fatalità sempre con mia sorella, che è nata la passione della registrazione in casa. E abbiamo costruito uno studio di registrazione, quindi noi facciamo tutto, diciamo, noi creiamo a partire dalla chitarra e poi registriamo anche. Adesso le nostre strade si sono un po' divise, però comunque ognuno segue sempre la sua passione. Adesso io non ho un gruppo, sono solista, infatti produco tutta la musica che faccio a casa e dopo adesso stiamo cercando pian piano con un gruppo non musicale, un gruppo tecnico che mi segue, di creare, ecco, quindi una band di supporto e cominciare a fare progetti di spettacoli, tournée e un po', ecco, ci stiamo cominciando a muovere adesso, ricominciamo a muoverci, ecco. Tu appunto ti definisci e sei anche un paroliere, per cui tu scrivi le canzoni. Al giorno d'oggi, qual è l'argomento che magari può toccare di più? Un tempo c'erano ai momenti della contestazione, negli anni fine anni 60, i temi sociali che andavano molto Sì. prima, era la melodia, l'amore. Nel terzo millennio. Allora, adesso è un po' più dura e un po' più semplice, perché la gente, anche se è triste da dire, nella musica adesso cerca la superficialità, la leggerezza, perché problemi ce ne sono già tanti. Quindi
Quindi anche i testi delle mie canzoni non sono testi pesanti, di struttura complessa. Sono in inglese, però comunque sì, io maggiormente canto in inglese. Però sono testi semplici che invitano la gente a pensare meno, divertirsi e vivere la vita un po' più alla leggera, ecco. Però il fatto che tu canti in inglese, come dire, definisce un elemento anche di difficoltà in più per approcciarti, perché insomma non tutti sono così padroni della lingua Esatto, inglese. sì, infatti prendo parole da tutti perché canti in inglese? Perché canti in inglese? Canta in italiano, almeno una canzone una volta. Ho provato a cantare in italiano, sì, non cambia poi così tanto, però boh, l'inglese ha il suo Diverso. fascino, anche per il tipo di musica che faccio, l'inglese si incastra meglio, cioè musica comunque dance, musica pop, e quindi boh, mi pare che l'inglese calzi meglio, ecco. No, tu hai citato dance e pop, giustamente, però al giorno d'oggi anche dance e pop ormai convergono con stili come trip hop, hip hop, insomma, È nato di tutto funky, ormai, poi sì. si ritorna agli anni 70, agli anni 80, Esatto. c'è questo appunto recupero della musica di qualche decennio fa, Sì. e non è facile per un giovane, crediamo, No, orientarsi, no, no? infatti cerchiamo di prendere un po' tutto quello che viene dal passato e anche dal presente, insomma, adesso diciamo che la musica che c'è adesso in commercio non è una musica soprattutto l'italiana, che mi attira molto, Vabbè, non Insomma, mi slancio con tutto il troppo. rispetto, se continuano ad Sì. avere Esatto, ancora un successone i capitani coraggiosi, ovvero Claudio Baglioni e Gianni Morandi. non saprei, però vabbè, non mi slancio troppo. Come punti di riferimento adesso prendo di più l'America, musica inglese, di gruppi inglesi, dance, pop, musica semplice, musica che anche nel momento in cui la compongo non mi faccia pensare a tanti problemi che ci sono, ecco, Una quindi. fruizione abbastanza immediata, insomma. Sì, come vengono e dopo si lavora ed escono dei brani che anche vengono bene, lo dico onestamente, non ho ancora ricevuto critiche negative, Va no, bene. magari stanno zitti e non lo dicono, però Però ci finora, sono. insomma, ti sei confrontato con un ambito abbastanza vicino a te, anche proprio geograficamente. Sì, adesso mi muovo lì, anche i video che abbiamo fatto, il prodotto comunque sono stati visti, visualizzati maggiormente in Veneto, insomma, dalle statistiche che vediamo. E, sì, 2 anni fa ho partecipato a un concorso di Radio Vigiova Sì. con Sparks, una canzone che dopo vi farò sentire, che è una delle uniche canzoni, penso che sia l'unica canzone che ha un testo che non è proprio sciallo, perché si intitola Sparks e sono le scintille. È una canzone che dice che tutti insieme e tante scintille possono accendere un fuoco e cercare di essere quindi un gruppo e non vivere la vita solitaria uccidendosi uno con l'altro, Sì, no, ma no, cercando di lo. unirsi il più possibile. Ecco, Sparks è l'unica canzone che ho fatto che ha un buon significato e aveva avuto un buon successo anche a questo concorso. Fra 400 e passa partecipanti era arrivato fra i 15 finalisti. Ah, caspita, complimenti. Quindi era stato, non l'avrei mai detto. Beh, però da quello che tu stesso ci stai raccontando, anche con la semplicità, tu usi una metafora abbastanza, insomma, immediata, che arriva subito al cuore, cioè ti Sì, colpisce le scintille che fanno una esatto. fiamma, per Sì, cui sì, sì. insomma anche questa idea di unità, insomma, in un Esatto. mondo in cui c'è sempre meno interrelazione, Appunto, perché. di ripartire, ecco, tutti insieme, quello è il messaggio che vuole dare la canzone. Dopo in inglese il problema è che tanta gente non capisce. Allora io gli stampo il testo e dico, leggete il testo tradotto, così Sì, beh, capiscono. certo. Ecco. No, no, no. È importante quello che ci stai dicendo anche proprio per capire quale può essere un linguaggio che arriva, perché adesso c'è una omologazione incredibile. Tutti i tipi di musica si assomigliano, nel senso che, ah, ma senti questo, l'ho già sentito. Ovviamente la ripetitività è inevitabile. Per cui, insomma, riuscire ad essere un po' originali crediamo che non sia Esatto. molto semplice. Ci fermiamo un attimo perché è già tempo di pausa per alcuni suggerimenti commerciali. Rimanete con noi perché nella seconda parte vi mostreremo anzitutto Gianluca Sella che canta direttamente live nei nostri studi, i video di Gianluca Sella e poi tutto quello ancora che c'è da scoprire su questo giovane cantante, paroliere, compositore e arrangiatore di 90 vicentina. Rimanete con noi, ci vediamo fra pochissimo.
sure you cannot stay. And now that look again, nobody can break your chain. You know that you can feel the trust in your heart. If you're fine and heal, together we can make some sparks. See in that light, the dreams in my mind. And if I keep my faith, never it will be too late. You know that that someone is our shelter everywhere. You can help me in the dark, together like better sparks. Together we are sparks and light a fire. Light your fire, no matter what they say. Let your words do fly. Your mama say no fear, the night will not be dark if you just look for your spark. Remember, one day you look for a breakaway, just one shooting star, together like better spark. Together we are sparks and light a fire, light your fire, no matter what they say. Molto bravo Gianluca Sella, bella voce, ritmi accattivanti, questa era Sparks dunque, e dopo averlo ascoltato cantare vediamo qual è stata l'ultima realizzazione video, facendo qualche passo indietro, tornando alla più bella festa dell'anno, cioè a Natale. Sto provando a muovere. Tu stai prendendo la tastiera? Guarda che posso suonare. Vabbè, ma dopo te la fai. Tu, intanto facciamo una così. Così c'è fa fuoco tutto il bello. Tu copri la colatina. No, tutto copri la colatina. La colatina no. Non mi ricordo l'accordo. Non importa. Quello è bello da prendere però quando fa il cambio. Eh sì, se riesci ad accompagnarci ti dà anche caffè. Make me happy with a toy on Christmas Day.
just wanna see my baby standing right outside my door. I just want it for my home, more than you could ever know. Make my wish come true, you know that all I want for Christmas is you. Mentre scorrono i titoli di coda, noi rientriamo in studio, siamo nell'ultima parte di questo 7 in punto che inaugura la nostra settimana insieme, siamo in compagnia di Gianluca Sella. Se, come si diceva un tempo, vi foste collegati solo adesso, vi ricordiamo che abbiamo il piacere di ospitare in studio un cantante della provincia di Vicenza, di 90 vicentina, poco più che ventenne, che ci ha già deliziato con una canzone e che adesso vi proporremo, vi abbiamo proposto già in un video, ve ne proporremo altri durante la trasmissione. Gianluca, a questo punto noi abbiamo avuto un po' un'idea, meglio Giangi, perché il nome di battaglia, se così si può dire, esatto, artistico, di Gianluca Sella è Giangi. A questo punto il salto di qualità quale potrebbe essere? Oddio, salto di qualità non si sa, nel senso tiriamo sempre basso e prendiamo quello che viene. Logico, come dicevo prima, adesso abbiamo il progetto di creare un gruppo sì, musicale, oltre a quello tecnico che già mi segue, e cominciare a fare dei spettacoli, dei concerti. L'idea ci è nata proprio col il video di Natale che abbiamo appena visto, sì, che l'idea era giusto di creare degli spettacoli di cabaret natalizio da riproporre già l'anno prossimo nei vari teatri, insomma, della zona. Diciamo, anche se il termine non è propriamente piacevole, ma come dire, il clan musicale funziona nel senso di clan familiare. Esatto, sì. Proprio. Sì, vero. A giorno d'oggi. Esatto, è la parola giusta. Diciamo, vabbè, che l'impresa familiare, anche perché hai persone di fidata. Esatto. Sono tutte intorno a me e quindi ci capiamo al volo, non c'è bisogno di... Ogni tanto si litiga anche. Eh beh, ma è giusto. Però dei litigi dopo nascono sempre grandi idee. Questa è una cosa che ho testato anche negli anni addietro. E quindi piuttosto litighiamo un po', ma creiamo cose più belle che meglio è. No, perché abbiamo ascoltato anche questa canzone di cui vi abbiamo proposto il video, c'erano quasi echi beatlesiani, nel senso che rimandavano alla musica leggera delle origini, per così, esatto, dire, c'erano armonie, passaggi, riff che insomma, sì, come dire, ci riconciliano con il gusto di ascoltare la musica. Esatto, no? Tipo un po' un salto nel passato. Sì, sì, ma molto bello, insomma, la melodia, diciamo, è senza, sì, tempo, diciamo, la riscopri tu, che sei un ragazzo del terzo millennio, come si suonava nella seconda metà del XX secolo. Insomma. Adesso noi vorremmo farvi vedere una cosa molto carina di Gianluca Sella, che è un video, vediamo se siamo, che si intitola Your Note, Your Note, no? Esatto. La tua nota praticamente, esatto, letteralmente, dove c'è questo passaggio di microfono, che adesso se riusciamo a mostrarvelo, che è molto carina e soprattutto c'è un'immagine di Gianluca con una maschera, nel senso ha il viso colorato, sembra quasi un arlecchino stampato, esatto, sul volto, che, come dire, ci rimanda a qualcosa che ci ha rattristato molto. Ecco, lo vedete in queste immagini. Ci rimanda inevitabilmente, e qui ci rivolgiamo ovviamente ai non più giovanissimi, quelli che potrebbero essere i papà di Gianluca Sella o le mamme, al lutto che ha caratterizzato la scorsa settimana, cioè la morte di David Bowie. David Bowie è stato un grande della musica internazionale che ha inaugurato questo stile che si chiama glam rock, che era fatto di travestimenti. Immaginiamo che Gianluca non ci avesse pensato nel momento in cui... No, allora, al momento proprio no. L'idea era di fare un video strano, nel senso che avesse qualcosa di particolare, di colorato, sì, che prendesse un po' la gente. E è nata in questo gruppo di ragazzi con cui lavoriamo, una ragazza ci ha detto: perché non facciamo tutta la faccia colorata? E allora subito abbiamo detto di no, tutta no, perché è troppo Renato Zero. Sì. E allora dopo abbiamo optato per fare questa metà faccia, ci è voluto un bel po' di tempo per farlo, però alla fine poi ha fatto un po' successo, perché vedevo in giro per 90 che tipo c'erano le bambine che mi guardavano, cioè, mamma, quel ragazzo con la faccia colorata. Sì. Quindi effettivamente probabilmente ha colpito proprio
È così. Che ci sia questo colore. Difficile anche un po', per così dire, per usare un termine calcistico, smarcarsi da modelli importanti, pesanti. Tu hai citato Renato Zero, insomma, esatto. Pensiamo a tutti i grandi della canzone italiana. Esatto. E appunto la difficoltà anche ad imporsi è che al giorno d'oggi, appunto, magari vediamo i vecchi leoni che continuano ad avere successo, mentre il panorama attuale più fresco risulta abbastanza arido, perché sì. A parte Mengoni e pochi altri, no? Insomma. Sì, ne partono tanti, ma ne arrivano pochi al momento. E solamente quelli più bravi riescono, forse anche non, bravi non è la parola proprio più giusta, quelli un po' più particolari sì. Sanno arrivare di più al pubblico piuttosto sanno di vendersi meglio, esatto. C'è anche questa particolarità, esatto, quindi non saprei. No, ma senti, ovviamente per emergere bisogna anche, come dire, logisticamente essere nelle piazze importanti, quelle che contano, e cioè finché si rimane nel nostro ambito. Tu invece? Allora, al momento rimaniamo nel piccolo, sì. Perché se poi non dovesse andare o dovesse magari partire un po' più in nicchia, almeno possiamo dire di essere stati nel piccolo. Dopo non si sa mai, nel senso ci vuole un attimo per partire. Già il video di Your Note, il tempo che era stato fatto, era stato condiviso da un paio di pagine di Facebook, ah. Che non ce lo saremmo mai aspettati, ad essere sì. Sinceri. E un po' di gente, pagine famose, l'avevano condiviso e già quello era partito, per noi sembrava una grande cosa. E il video di Natale siamo arrivati ad avere un 50-60 condivisioni, ah. Con 3.000 visualizzazioni fatte in 24 ore. Sì. Quindi siamo nel piccolo, sì, per noi, però probabilmente arriviamo più in là. Anche vedevo gente che commentava, che metteva mi piace, che assolutamente non conosco, che gli amici non conoscono. Quindi probabilmente siamo arrivati più in là di dove pensavamo. Sì, ecco. Pian pianino partiamo e andiamo dove andiamo. Insomma. Questo è molto bello, significa, come dire, che anche il pubblico ha una certa sensibilità, per cui esatto. Non è che si sia, come dire, raffreddato su quei modelli e non veda altro, esatto. No? No, no. Sì, effettivamente sì, vedo che quello che facciamo lo prendono bene. È vero, il nostro piccolo al momento lo prende bene. E poi pian piano ci si allarga, insomma, fretta non ce n'è. Come dicevo prima, quando una cosa la fai con passione non la fai per la notorietà. Quindi pian pianino. Diciamo non c'è il peso di essere esatto. Bravi a tutti i costi, insomma. Cioè, per me la cosa importante è essere se stessi, se non vorrei sembrare banale, però andare a costruire una maschera dopo un po' cade. Cioè, sì. A parte la maschera di Your Note, sì, diciamo che per farla cadere ci è voluto una valanga di tempo. Tu hai creato giustamente una maschera che non ti rimanesse appiccicata addosso. Esatto, insomma. Però insomma, dai, essere se stessi penso che sia la cosa più importante. Andare a fare adesso il Renato Zero della situazione, o come dicevi tu il David Bowie, viene sempre catalogato con quello fa la copia di. Sì, è quello che cerco di non fare, ed essere la copia di qualcuno, insomma. Cerchi ecco. Di essere Gianluca Sella o esatto, Gianci, perché sennò non è neanche bello, insomma, sì. Essere applaudito per essere la copia di un altro, almeno a me non piace, c'è a chi piace. Quindi, ecco. Senti, ai giovani che ci stanno seguendo, ascoltando, se dovessi dire una parola di incoraggiamento, diresti quello che hai detto a noi, cioè seguire esatto, la propria passione. Esatto. Che c'entri con la musica o no, sinceramente, vivere la propria passione in maniera scialla, come dicono a Roma, senza avere l'imposizione di entro l'anno prossimo devo arrivare lì, perché se fai così molto probabilmente non ci arrivi. Pian pianino, andare avanti, continuare a crederci e logicamente impegnarsi, perché nulla casca dall'albero, però crederci tanto e dopo. Senti, tu sei anche un fruitore, immaginiamo, di musica. Fruitore, sì, abbastanza. Abbastanza, ecco. Cioè, ascolti la musica degli sì, altri? Sì, ascolto tanta musica. Mi piace anche analizzare la musica, nel senso, quando ascolto una musica, ok, bella, mi piace, sì, non mi piace. Però mi piace ascoltare come è fatta, proprio nel singolo strumento, come giocano con la voce i cantanti, perché poi sono cose che io cerco di riportare nel mio, insomma. Quindi ascolto non solo come fan urlante, che proprio non sono, ma di più come tecnico, dopo gusto anche la musica, perché anche lì è sbagliato vederla troppo da un punto di vista tecnico. Sì. Fare musica come fare matematica, è vero che ci assomiglia molto, però non sì, è la stessa cosa. Quindi anche lì ci va sempre quel tocco emozionale, se no non ha senso. Sì, è vero, perché anche grandi matematici in passato sono stati anche dei grandi musicisti. Sì. Si funziona un po' allo stesso modo. Sì, sì. Però bisogna appunto svincolarsi anche da una questione solo razionale, bisogna anche lasciar parlare esatto, il cuore, sì. No? Parliamo sempre di arte, quindi penso che anche un architetto, se non ci mette un po' di sì. Passione, per quanto tecnico sia il suo lavoro, non,
non fa niente, quindi... No, anche perché poi il prodotto si vede, cioè parla da sé il prodotto, esatto. No? Lo vedi un prodotto come qualsiasi cosa, lo vedi sì. Una cosa che è arrivata dal cuore, che è fatta con passione o fatta con noia. Io ho avuto esperienze in cui ho dovuto fare delle canzoni, dei jingle, anche per Radio 90, che saluto tutti gli amici di Radio 90, che magari vedevo che li avevo fatti di fretta perché c'era la fretta di doverli finire e dopo un po' li ascoltavo e dicevo no, niente, quindi prendi, butta via e rifai tutto. Perché già io avvertivo la differenza di un brano fatto spontaneo e un brano fatto matematicamente, come si diceva. No, ma lo spirito critico crediamo sia legittimo, perché insomma esatto. Migliorarsi è... Dopo io sono super autocritico, quindi per me è una cosa, va sempre fatta meglio di come la faccio io. Sei zelante, come si sì, dice. Sì, sì, penso che sia un po' una prerogativa di tutti gli artisti, musicisti, cantanti, cioè da fuori sembra tutto molto più bello di quello sì. Che è, dopo in realtà... L'importante è che venga percepito bene dal pubblico. Sì, diciamo che quello che ne risulta alla fine dovrebbe essere sempre il giusto mix tra qualcosa di studiato a tavolino, ma qualcosa esatto. Anche che faccia parlare l'artista, la persona. Sì, non possiamo neanche fare musica buttando là quel che viene, nel senso perché si avverte anche là dopo la voglia di non fare, quindi sì, bisogna unire un po' e un po'. Questa è, penso che sia la ricetta giusta, un po' di matematica con un po' di cuore. E alla fine uno ce la fa, se vuole. Sì, no, ma poi abbiamo visto anche per come ti sei esibito in studio, per come ci stai parlando adesso, tu sembri una persona estremamente centrata, estremamente equilibrata, guai insomma. No, sì. Diciamo, ci stiamo un po' allontanando dall'immagine dell'artista maledetto, insomma, cioè che per forza di cose deve abusare per costituire un esempio negativo, no? No, cioè oddio, non lo so, adesso al momento ci sono tanti artisti che... esagerano tutto quanto per far sì. Parlare di sé o per notorietà. Al momento no, non fa proprio per me fare il vandalo, l'urlatore in televisione o in radio, però sono me stesso per adesso. Senti, un'ultima considerazione. Noi in occasione della morte di David Bowie abbiamo ascoltato dei musicisti veneti, ce ne sono moltissimi, abbiamo ascoltato in particolare uno dei componenti della storica band Le Ombre sarebbero quelle che si bevono al bar, queste sono le orme, ci scusiamo con i diretti interessati, Le Orme dicevamo, il quale ci diceva ormai a una settantina d'anni che ai loro tempi erano molto meno preparati di adesso. Sì. Tu non sei uno da ombre, insomma. No. Da ombrette. No, può essere sì che una volta la musica fosse ancora più libera, ne abbiamo prova anche dai vecchi musicisti, come citavi tu. Adesso forse è richiesta un po' di più della preparazione. Formazione, sì, forse sì. Anche se poi c'è sempre l'eccezione che... nella regola, non mi ricordo come sì, si di Frank Sinatra ne nasce uno. Esatto, come l'hai appena detto prima tu, però... Sì, che Frank Sinatra praticamente si è saputo che non conosceva la musica, in pratica aveva solo questa grande, incredibile dote, per cui... Non avrei mai detto, proprio sinceramente. Noi auguriamo a Gianluca non di diventare un Frank Sinatra, ma meglio, molto grazie, di più grazie. Di Frank Sinatra. Grazie a Gianluca Sella, grazie Giangi, per essere stati con noi. In bocca al lupo per tutto. Se in bocca al lupo nel mondo artistico non porta fortuna, ti auguriamo di farcela, o meglio, di realizzarti... soprattutto nel cuore. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie a Gianluca Sella, Giangi, a voi che ci avete seguito. 7 in punto si chiude qui, ritornerà come di consueto domattina, sempre a partire dalle 7. Buona giornata, buon inizio di settimana e arrivederci.